È andata in scena a Roma ieri pomeriggio in piazza Santi Apostoli l'ultima delle maratone oratorie organizzate in tutta Italia dall'Unione delle Camere Penali per denunciare i suicidi e più in generale le condizioni delle carceri del paese. All'evento conclusivo presenti anche diversi esponenti delle opposizioni che hanno manifestato la loro contrarietà al decreto Nordio, inizialmente soprannominato svuota carceri, considerato non risolutivo del problema. Le condizioni delle carceri italiane hanno raggiunto un livello davvero preoccupante. Da un lato il fenomeno del sovraffollamento che ha raggiunto quote che sono analoghe a quelle che nel 2013 portarono alla condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. E dall'altro lato il fenomeno altrettanto tragico dei suicidi che ha oramai raggiunto la cifra di 52 e che è un numero francamente che non si è mai raggiunto nel nostro paese. Fari puntati sull'episodio di suicidio avvenuto nel carcere fiorentino di Sollicciano. Sollicciano ha necessità di interventi immediati, soprattutto deve tornare a essere una casa di reclusione in cui siano persone con pene definitive. E questo è fondamentale perché in questo modo si possono ridurre i numeri e si possono fare quelle attività di reinserimento che oggi non è possibile fare in quelle condizioni. Più in generale, noi crediamo che il governo italiano non abbia compreso la reale situazione. È necessario cominciare a parlare di amnistia nel nostro paese, ovviamente di liberazione anticipata speciale aumentando i giorni, di affettività in carcere, di far uscire le persone che hanno meno di un anno di pena da scontare per andare in luoghi diversi dalle carceri italiane. Di questo c'è bisogno. L'estate che abbiamo davanti, questo mese di luglio e agosto, saranno infernali nelle carceri italiane. Il governo non lo ha compreso.